Alcune domande.
domande se possibile, va bene? Alcune domande se possibile, astronauta. Bene, allora, quando ho scoperto di avere questa passione per lo spazio? Quando ho scoperto di avere questa passione per lo spazio? Ne faccio un'altra. La missione più pericolosa che ha vissuto nello spazio? La missione più pericolosa? Scusi. Io, cazzo, allora parola, la faccio in italiano, scusi. Lei non parla russo molto bene. Ah, non parla russo? Da. Cioè? Lei nel senso che da, molto da. Procede a chiudere il ponte dove l'ingresso. Ci deve dire che queste sono le porte a tenuta stagna e le sicurezze a bordo di questa navicella sono altissime, così come la tensione dell'uomo prima della partenza. Ora sta posizionando le cinture di sicurezza. Parte il conteggio alla rovescia. Il decollo, questa è la fase più pericolosa per l'astronauta. In questo momento l'uomo rischia la vita, vedete la forza la luna, ma c'è qualche problema perché qualcun altro ha preso il suo parcheggio, non sa dove posizionare la navicella spaziale e quindi con questi gesti si risolve il problema e finalmente trova spazio per la propria navicella, si libera dalle cinture. Inizia adesso la fase vera, quella di conquista. Ecco, la prima porta per iniziare a compiere il suo percorso. Sta capitando qualcosa di drammatico in questo momento. Ah, aveva sbagliato. Occupato! Dei litigi, le perplessità, gli ostacoli, le litigate, ma tu, a quanto chiami? Io ti amo tantissimo. Ma quanto? Io ti amo, ecco, vivere con te è come vivere in paradiso e tu come angelo mi sei sempre accanto. E chi è sto angelo? No, è l'idea del ma fa cagare tu, scusa. Thank you.
Maria, vengo da Nazareth. Parto la Salerno, lei gioca a Nazareth, ma è un delirio. Sono conosciuta la mia famiglia, ci sono io, c'è mio marito Beppe. Bravo uomo, ma cosa fa la mia miglia? Già gli affari ci andavano male, poi ci hanno aperto un Ikea a 200 metri della famiglia. E poi ci sarebbe mio figlio, ma ha provato mio figlio, che è più di un mese che non si fa sentire. Io ho anche i suoi amici. Ma dico, ma cosa ti costa? Scusate? Parli del diavolo per dire. Gente? No, no, adesso devo parlare a mamma. Dove sei stato 40 giorni? Come nel deserto. Noi non ci abbiamo mai detto, lui lascia qui.
Quando ci
ragione. Non amare con noi. Non ti salvare adesso. Né mai. Non ti salvare. Non riempirti di calma. Non abbandonare del mondo solo un angolo tranquillo. Non lasciare cadere le palpebre pesanti come i giudizi. Non restare senza l'altra. Non t'addormentare senza sonno. Non pensarti senza sangue. Non ti giudicare senza tempo. Però, se malgrado tutto, non puoi... Dai! Peggio. Di sì.